Istinto e creatività, Francesco Iovane, fotoreporter, giornata di studio dedicata alla presentazione dell'archivio fotografico di Francesco Iovane. L'iniziativa è stata organizzata e promossa dall'Associazione Culturale Il Didram, MUDIF, Museo Didattico della Fotografia, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sarno. La giornata rientra nell'ambito delle attività relative al progetto Archivio aperto al museo per la valorizzazione dei fondi fotografici dell'archivio storico del MUDIF. Lo scopo è quello di presentare i beni di particolare valore conservati nell'archivio del museo e sensibilizzare gli utenti all'adozione di un progetto di recupero, come spiega Massimo Iovane, figlio di Francesco Iovane. Papà era soprattutto istinto, partendo dalla notizia, da un semplice articolo, da un'informazione data. Papà diceva dall'omino del posto, partiva da questo presupposto per approfondire la notizia, per cercare un'altra notizia. Il tutto ovviamente era sempre legato a un interesse giornalistico, cioè la fotografia doveva essere venduta, doveva essere portata a Milano e venduta ai giornali. Dopo i saluti istituzionali è stato proiettato un breve filmato in cui è stato presentato l'archivio, la sua consistenza, il suo stato di conservazione. A parlare dell'iniziativa i giornalisti Pino Aprile, Piero Marrazzo, Paolo Occhi Pinti e la direttrice dell'Istituto Centrale per la Grafica del MIBACT, Maria Antonella Fusco. Cicillo era un affamato dei fatti degli altri, era un vero giornalista, non scriveva ma fotografava. Ma il lavoro di Iovane è il lavoro di una generazione che ha vissuto un'esperienza tra quello che è la fase romantica della vita di ogni uomo e quella invece di testimoniare, di fare una grande professione. Lui faceva soprattutto cronache ed era praticamente il mio terminale nel Sud Italia come fotografo, era l'obiettivo che io avevo sul Sud Italia. Salvaguardare un patrimonio fotografico significa salvaguardare anni di storia del nostro mezzogiorno attraverso un grandissimo fotoreporter.